8 giugno, 10:30, vado a portare Pippi da mamma e poi recita di fine anno del piccolo babbuino di casa. E quindi, go! Il consuocero ha delle raccomandazioni. Vai, consuocero. Sali, vieni. Devi salire, ti vuole dire una cosa il tuo suocero. Mia no, forse. Vai, genere... Ah, proprio vi chiudete. Che t'ha detto, Toni? Che t'ha detto, Toni? Io so Toni. Che t'ha detto? Bravo, fai il bravo. Capito con Mia? Mi raccomando. Ok. Okay, andiamo. Guarda come se lo difende. Che gli ha detto? Dimmi, ripetilo. Ripetilo dalla telecamera. Aspetta, ti sta aspettando Mia. Metto, ma che vuoi dal mio fidanzato? Ha ragione. Oh, se dovete andare andate, eh. Dai, se no non vi porto più. Andiamo. Cuccioli, piano piano. Piano. Mano, oh, psicopatici, mano. Sei sicura che ti va a tenere? Ma certo, attento. Andiamo. Ciao, bello mio. No, sì, quelli di Disney, però alcuni sono veri, alcuni sono finti. Ma non esistono. Vabbè, per me esistono, per te non esistono. Sì, esistono. I pupazzi, quelli dell'Eolandia. Piano, che ci sono le scale, scalmanati. Io. Perché è il solito. Amore, ma che pretendi, che Pippi ti apre la porta? Mia, ma ci sono delle scale molto scivolose. Non fare la sciocca. Lei fa la sciocca, a me mi sa che la fai tu lo sciocco. Che sei a dire? Ma che sto a dire? A casa, no, a casa nostra ce l'ha. Qui c'ha, maestra, c'ha un po'. Ma che maestra? Guarda che ce l'ho fatto. Questa stava dentro l'ovetto Kinder, amore. Anche questo però anche io l'ho rotto. Perché no, la cosa fa? Gli piace Mia, guardala, guarda. Lasciala, scendi giù. Che molletta, amore. Basta, lasciala. Allora, guarda, si fa ferma. Fagli vedere, stai, come si ferma quello. Che è un po' complicato. O così si ferma. Che dici? Non si può fermare così. Devi mettere stop, amore. Amore, così lo spacchi. Metti stop. Mia. Mia. Ah, lo ridico. Mia si scrive con la I lunga, no con la I normale. Mia con la I lunga. Giusto, Mia? Perché qui scrivono tutte Mia con la I. Così. No. Mamma, dov'è quella molletta? È brava. Brava. Brava, basta, adesso devi metterlo un po' più in terra, un po' più su, un po' più su, un po' più su. No, guarda! L'avete messo un po' storto, però lo dovete lanciare col pulsante quello. Vai. Bravo! Hai visto? Stava nell'uovo di Pasqua. Tutti, tu? Mia, lo sai che però io non mi sono schiacciato le dita. Qualcosa. Un po' poppa. Di casa, ti ricordi quando ti abbiamo portato la rosa a San Valentino? Che lui si era rotto il dito, te lo ricordi? Ma sono quei segni. Mamma mia, lasciala. Guardala, guarda, guardala. Dove vai, dammi? Fagli piano a Mia. No, no. No. Ah, la stai, no, a protegge, ma perché gli sta dai bacetti, stupidino. Guarda, da, piano, fermo un attimo, sta. Ma non gli dà fastidio, sta dai bacetti, amore. Non mi vuoi che gli dai bacetti. Ma a me non gli dà fastidio, amore. Non voglio neanche persone, neanche persone. Perché sei geloso? Sì, sono geloso. Guarda. Oh, sempre più bello diventa, eh? Guarda. Rimani qua, con la formica. Guarda che fa. Ho catturato una formica di dente. Davvero? Dove vuoi andare, mio? Che carino. Guarda i baci che gli sta da. Ma sono anche qui.
Io sono morta. È morta? Oh, poverina. Ho fatto così e poi ho messo un foglio qua. Forse si è solo addormentata allora. No, guarda. Due teppistelli. Sono stanchi morti. Pippi, buono. Sono stanchi morti. Mo' che tra un po' scazzano, vedrai che cominceranno a litigare. Questo fa un caffè. Sono le 3 quasi. L'ho portati qui perché da mia madre c'hanno meno svago, meno gioco. Poi da mia madre, essendo residenziale, a una certa ora devono fare silenzio, invece qui vogliono fare un po' come gli pare. E quindi l'ho portati qua, anche per fargli stacca un po' l'aria, no? Perché di solito si annoiano a un certo punto, invece quando staccano si riattivano un attimo il fatto di prenderli, metterli in macchina e tutto. Oh mio Dio! Forse ho esagerato. Mi hanno inviato da Amazon Prime l'aspirapolvere, quella rotonda che vi ho fatto vedere nell'altro video. È questa. Questa si accende sia manualmente che col telecomando. È pure abbastanza silenziosa. Vedete com'è? È goofy. Io vi lascio il link proprio di quello dell'articolo mio. E c'ha la sua base, appunto, sempre attaccata qui. Deve essere sempre lo stesso punto, perché essendo un robot ricorda poi il percorso. Tramite il telecomando voi gestite le opzioni che desiderate. Ci sono dalle 2 alle 3, dalle 3-4 opzioni: o solo una stanza a fondo, o l'opzione macchia che gira intorno alla macchia, o l'opzione tutta casa. Insomma, ci sono diverse opzioni che potete scegliere. E la cosa bella è che ha il ritorno a casa da solo. Quando voi pigiate la spina, diciamo, di casa, lei ritorna, ma l'apparecchio deve essere attaccato, la batteria deve essere attaccata alla spina, se no non trova. Io all'inizio l'ho un po' rimbambito perché non sapevo come funzionava, quindi lo spengevo, lo prendevo, lo portavo, lo riportavo io a casa, quindi l'ho un po' rimbambito. Io so che con le cose tecnologiche non sono affatto brava. Questo è un'ottima soluzione, secondo me, qualità-prezzo. Una fascia di prezzo intermedia, perché so che ci sono anche a meno, ma so che ci sono anche molto più costosi. Questo era scontato intorno ai 200 e qualcosa, che secondo me è un budget buono per decidere la qualità dell'apparecchio. Cioè, io onestamente uno a 90 euro magari non l'avrei mai comprato, ma manco uno a 600. Questo è nella fascia intermedia, che per essere un apparecchio appunto da casa computerizzato non è malvagio. Io mi ci sto trova bene, una salvata, mi raccoglie tutti i pelucchi, la polvere, certo no, briciole e roba del genere, però mi trovo bene perché mi leva il grosso. L'unica pecca è che io speravo che ci passasse, sotto il mio letto non ci passa. Vedete il letto mio com'è? Quindi si blocca e quindi vabbè. E devo stare attenta alle ciotole del cane perché se le trascina. Più l'ambiente è libero e più pulisce bene. Se ci avete impicci è un caos. Comunque io giù come sempre vi lascio il link in caso foste interessate. Praticamente quello che sto tentando di fare è l'impossibile. Cercare di caricare il vlog che sarebbe dovuto andare online adesso alle 5. Oh ragazzi, cioè, fagliela tenere un attimo. Fate un po' per uno, che ci fai, Stai? Io da 2 secondi, mo riescono, guarda. Non lo salvavo. Ecco, loro, lo sapete quando stanno bene loro? Quando fanno i giochi scalmanati, allora stanno bene, ma i giochi calmi no. Mo sono quasi le 4, tra un po' riporto mia a scuola che la mamma deve andare a prendere quella più grande. Mi trasformo così. E come? No, così. Guarda. Guarda. Vedi, così è il robot. E guarda, poi questo gli va così, si gira. Fai così con la leva. Fai così. Ecco. Toc. Oh, non si alza più. Non si alza più. Ecco, mi ero trasformato. E però io dove passo? Io però. Aspetti con me da 3 giochi. Pippi. Pippi, vieni. Ma te che? Miau, dobbiamo insieme. Ok. Vuole stare con me, però io non vado via. Pippi vuole stare con me. Gli piace mia Pippi, Stefano. Mia. Certo che è tua, mia, chi te la tocca? Allora, ne ho riportata una giù e sono risalita con 2 perché mi sono portata su pure Martina. Saluta le mie gerberine. Anche se tu sei già sulle gerberine.
Prendi il telecomando che mia si vuole vedere un po' di cartoni animati. Sul tavolo, Nanon Fame. Mamma, sono anche invisibile. Sì, magari, amore, invisibile e muto. Invisibile. Magari. Dov'è il secchio? Dov'è il secchio? Ma che fai con gli occhiali tu? Tu che prepari? Perché non mi prepari una bella zuppa di qualcosa? Me la porti di là? Ok. No, ustionante come quel caffè che mi hai fatto, che mi sono bruciata la lingua prima. Ah, il caffè? Sei sicura che non brucia? Che buon odore. Ah! Ma ce l'hai solo zucchero? Tu che vuoi? Un goccetto di caffè? Hai sbattuto le cose? Fa vedere, mammi? Tutto a posto. Sai che vorrei una birretta bella fresca? Birretta ghiacciata. Aspetta, metti l'etichetta dentro. Ti sei divertito con mia, amore? Sì. Ma amore, mi ruba. Ma amore, ma come fammi a rubarti? Che stress, ragazzi. Hanno un po' bisticciato queste due canaglie, però niente, mi piace troppo finire dentro la tazza. Però devo essere sincera, questi ragazzini erano cotti, cioè veramente erano veramente stanchissimi e troppo buoni sono stati, cioè considerate dalle 7 a scuola la mattina, hanno fatto la recita, sono usciti a mezzogiorno, l'ho presi, l'ho portati da mia madre l'ho portati qua. Poi alle 4 è venuta la mamma e fa, la vengo a prendere, porto giù mia, che vi dico a fa? Questa ha cominciato a piangere disperato che non voleva venire, non voleva che mi andava via. Mia pure non voleva andare via, al che io ho detto ai genitori, dico vabbè, cioè se voi vi dovete andare via è un'altra questione. Ma io fondamentalmente ormai ce l'ho a casa, tanto prima ero messa comunque a lavorare al computer. Ci ho messo 2 ore, però cioè stavano tranquilli, ho detto guarda per me mi puoi lasciare, cioè me la posso pure riportare su, non è un problema. C'è l'acqua aperta perché sto scongelando il tonno. E dice ma sei sicura? Dico certo che sono sicura. C'avevano quella grande, gli ho detto anzi lasciami pure quella grande, mi porto su pure lei. Quindi c'è proprio con molta tranquillità e sono andati via alle 7 circa, il tempo che ho finito di montarmi un altro video. E niente, ora preparo la cena per Stefano intanto, perché Stefano ha sicuramente fame. Ho finito tutto, non c'è neanche dopo un motoretto dalla ghiaia pezzo questo sgrincetto. Vabbè, ma intanto gli sto facendo. Stasera vuole il tenerone, lui quando è stanco mangia molto leggero. Paraculo mi ha chiesto un toast, ma non glieli faccio il toast perché viene, lo sapete, lo mangia una volta a settimana glielo faccio volentieri, che di solito può essere o il fine settimana o anche una, sapete, una di quelle sere o anche a pranzo, dipende. Che non gli va de mangiare, non ci va de cucinare tra virgolette, vuoi fare una cosa sbrigativa. Allora una volta a settimana magari mangiamo il toast, più che altro io e lui, perché il figlio stando sempre a dieta non può, e quindi lo mangiamo noi. Mo mi ha chiesto il toast, ma il toast adesso anche no, perché l'ha mangiato già. Poi si sono mangiati prima i tuc, un po' di gelato, insomma sapete, no? E quindi no. Adesso io preparo la cena e poi in realtà dovrei chiudere il vlog. Ultimamente sapete che c'ho? Che io mi rendo conto che sto facendo tantissimi tagli, ma non tanto tagli di dire oddio, oh mio Dio, ho detto questo, ho detto quell'altro, ho detto parolacce, anche se avevo detto già prima che uscisse, meno male, se no proprio che glielo andava a dire che una non diceva più parolacce per quel casino delle restrizioni, meno male che io sta cosa l'avevo fatta prima, che avevo detto che stavo cercando di dire meno parolacce, ma in realtà non è che una cerca di non dirle, è che se una ha determinati scacchi, nel momento le dice. Ultimamente sono molto più serena, quindi ne dico veramente molte meno, e già avevo preso l'abitudine di bippare o comunque tagliare dove potevo la parolaccia, proprio perché, ripeto, ultimamente ne dicevo tante. Comunque no, mi sono resa conto di tagliare molto, perché parlo tanto, che io in realtà non taglierei, però poi ho paura di rompere, perché io sono veramente una grandissima chiacchierona, quindi dico, cioè,
Vero, sì, dici mandi avanti, però è brutto anche quello, nel senso che se io faccio mezz'ora di video, no? E poi sta mezz'ora non viene guardata, io ho perso tanto lavoro, cioè, anche perché, io lo dico sempre, no? Il vlog sono ricordi per me stessa, però, e ci sono quelli dove io faccio vedere la mia giornata, Stefano, le cose che fa. Però ovviamente ci sono anche momenti in cui io parlo con voi, vi racconto delle cose, ma le racconto a voi, non è che le racconto a me stessa per ricordarmele, cioè parlo proprio con voi. E quindi quelle parti dove io parlo con voi sono abbastanza logorroica, e però a volte mi rendo conto di tagliarlo perché ho paura di rompervi l'anima. Voi mi direte no, Livia, non taglià. Però poi mi viene spontaneo, perché poi in fase di montaggio dico no, oddio, che palle, poracce, mo mi devono star sentire a me che dico sta cosa, no, oddio, madonna mia, poracce, mo io devo dire, cioè, quindi taglio tanto in realtà, parlo una cifra, ma in realtà taglio pure tanto. Fibbi, non dire che sei qua sotto a piangere, sono un po' adesso, stai calma. Io mi sa che mentre preparo la cena vi do una buonissima e buonissima buonanotte, un buongiorno a seconda di quando guardate questo video. Vuoi salutare tutte queste gerberine? No, non ti ha fatto. Tu non ti sei proprio comportato benissimo con me a casa. Perché se vengono gli amichetti, devono essere liberi di giocare con tutto. Perché loro vengono senza giochi, hanno soltanto i tuoi. Se tu non glieli fai toccare, mamma non te li invita più. Tu hai detto che vuoi invitare anche Francesco. Se viene Francesco e tu gli dici no, quello no, quell'altro no, io non lo invito, amore. Se vengono i tuoi amichetti, possono e devono toccare tutto. L'importante è che poi mi rimettete in ordine. Per me potete smontare veramente pure la cameretta. Basta che giocate con tranquillità, capito? Dai, la prossima volta magari andrà meglio, tesoro. Loro sono abituati alla scuola che è imparziale, no? Cioè è neutra. Invece, sapete, a casa poi comunque vi ripeto, lui è maschietto, lei è femminuccia, stessa età. Hanno comunque cose diverse per giocare, quindi se non c'è qualcuno che magari fa attività di gruppo, magari hanno più difficoltà. Parco, queste cose qui vanno alla grande, ma sapete, cioè, sono solo giochi da maschio, quindi porella, pure lei come gioca. Però vabbè, magari la prossima volta andiamo noi da lei e vediamo come ci comportiamo, eh. Poi non avete litigato, tra l'altro, ogni tanto hanno tipo un po'... così. Noi vi salutiamo, grazie a tutti se avete visto come sempre questo video, e soprattutto grazie se l'avete visto fino alla fine, voi siete i meglio. Dammi un bacio. Perché mi hanno messo a posto? No, gli ospiti non mettono a posto. Perché? Ho messo a posto anche io le cose tue, non hai messo a posto tu, pensa. Quindi? Dai. No, sì, quindi devo mettere a posto. No. Sì. Vado a finire di fare la cena mentre aspettiamo papà che arriva. Ciao a tutti!